Noi sopravvissuti siamo imprevedibili, una volta lunghi silenzi e di scatti d'ira, anche repressa. Così 6 mesi fa parlava lucidamente di se stesso e di quelli come lui. Romeo Salmoni, classe 1920, ebreo, deportato, sopravvissuto miracolosamente al campo di sterminio di Auschwitz, ha fatto della sua vita una lunga narrazione, un costante esercizio di memoria. Dalle lettere alla madre, eccole, cara mamma, i compagni di cella si occupano di me, si legge tra le righe, la conforta, le dice di stare tranquilla, ai suoi racconti del lungo viaggio verso la morte, come lo chiamava lui, che hanno ispirato il famoso film di Benigni. Ma scherzi, dammi il numero e fatemi l'hanno dato, guarda qua, bello, eh? Per sicurezza me lo sono fatto mettere anche qui, vedi? Ho sconfitto Hitler è il titolo che Romeo ha voluto dare al suo libro, pieno di aneddoti che mostrano come coraggio, forza, intelligenza, prontezza hanno salvato quest'uomo. E la sua vittoria sta nell'ultima foto di gruppo, nel viso dell'ultima nipotina in braccio al bisnonno. Ho sconfitto Hitler perché innanzitutto non sono morto a Auschwitz e più ho portato a casa 14 nipoti, 4 figli meravigliosi e una moglie che mi ha sempre secondato e compatito. There's still another game to play. Life is beautiful.